Quest'anno, col fatto che c'è una promozione unica diretta, più uno ai playoff, tutti sono concentrati a, ovviamente all'obiettivo che è quello di salire direttamente senza passare ai playoff, quindi sarà un campionato molto molto impegnativo. Le squadre si sono rafforzate, io penso che ce ne sono almeno 8-9 che vogliono provare a fare il colpo fin da subito. E si giocherà tanto e sarà un campionato dispendivo di energie che dobbiamo stare molto attenti nelle piccole cose, ma penso che possiamo dire il nostro. Ecco. La VL ha scelto di avere un pacchetto lunghi completamente italiano e tu sulla carta sei l'unico veramente di ruolo, come 5 puro, diciamo. Ecco, come pensi che potrete reggere e cosa è importante secondo te per reggere magari sotto i tabelloni contro magari anche americani o comunque gente grossa? Ma sai, quello è molto, dipende da partita a partita, da giocatore a giocatore, e ormai il basket sta cambiando, non c'è più il centro di ruolo, siamo tutti molto dinamici che si possono aprire un tiro dalla media e così via, quindi dobbiamo essere bravi difensivamente quando sarà l'occasione di marcare 5 più grossi di noi e, come potrà capitare, di marcare giocatori più piccoli e più rapidi. E purtroppo non è facile dire, tu giustamente dici il 5 di ruolo, però ora è più importante avere un lungo che possa fare entrambe le cose che non a farne una sola, ecco. Quindi siamo, penso, un ottimo pacchetto lunghi, ci consolidiamo insieme, possiamo fare tante cose, anche le stesse cose, e quindi abbiamo molte più soluzioni sia in attacco che in difesa. Ti ha sorpreso il fatto di trovare oggi più di 200 persone sugli spalti con questo caldo? No, devo dire, guarda, che quando all'inizio, appena abbiamo iniziato, ce ne stava una quindicina, ho detto vabbè, giustamente fa caldo, è da capire, invece poi man mano si è riempito e non pensavo, quindi sono molto contento, si vede che c'è molto affetto, molto calore da parte del pubblico, della città, e se ci sono oggi 200 persone penso che sarà solo un crescendo nel corso della stagione. Io sto provando a migliorare tutti gli aspetti e provo a fare individuali sempre che posso, sia difesa sia in attacco, anche palleggio su tutti gli aspetti perché sono ancora in età di farlo. E quindi provo a migliorare un po' tutto, sinceramente. Finito il campionato, visto che andavano via tutti, i tifosi temevano che anche tu magari avresti guardato altre possibilità, perché hai scelto di rimanere a Pesaro? Perché ho visto che era la migliore situazione, e poi con le parole che mi hanno detto, tutto quello che ho sentito, non era difficile scegliere. Un posto così non lo trovi facilmente. Una piazza così non la trovi facilmente, un'opportunità molto bella anche per la squadra che si sta costruendo, quindi non era difficile scegliere alla fine. Molti mettono Cantù in prima fila, Pesaro subito dietro. Secondo te chi sono le più temibili per la promozione diretta soprattutto? Ma è chiaro che ci sono delle squadre allestite molto bene, Cantù è forte, Udine, Brindisi. E noi dobbiamo pensare solo a noi, dobbiamo pensare a andare in campo per vincere e provare a vincere tutte le volte che andiamo in campo. Sai che si è aperta la campagna abbonamenti, addirittura vabbè, hanno aperto alle 4 di mattina perché la gente era già in fila, è una piazza sorprendente per il basket questa. Ma guarda, sono molto contento e sono convinto del fatto che questo pubblico possa essere la nostra arma in più. È chiaro che noi faremo tutto il possibile in campo, ma se tanta gente verrà ad aiutarci dagli spalti, per noi potrebbe essere più facile.